Uno spettacolo insolito per settembre, anche se non raro. Alle 12 in piazza San Marco a Venezia è salita l'acqua alta, accogliendo piacevolmente di sorpresa i turisti che, come di consueto, hanno immortalato il momento con macchine fotografiche, smartphone, tablet e telecamere. I più audaci si sono tolti le scarpe a piedi nudi nell'acqua e hanno attraversato la piazza. Una piazza che era già attrezzata con le passerelle che tempestivamente sono state collocate per agevolare i tantissimi in coda per accedere al campanile alla Basilica di San Marco. L'acqua ha riempito l'area marciana sia tra le procuratie che nella zona della loggetta tra le colonne che affacciano in bacino. Presenti gli steward ingaggiati dal comune per il rispetto e il decoro della città, che hanno con gentilezza invitato i turisti a non esagerare con i giochi con i piedi a mollo, oltre a ricordare che dare da mangiare i colombi è vietato e sanzionabile per ordinamento comunale. Un'attrazione che resta irresistibile anche per gli adulti. L'acqua alta in piazza San Marco a settembre, a mezzogiorno, una coppia di freschi sposi con gli occhi a mandorla non ha resistito e si è fatta immortalare mentre mano nella mano passeggiava sui masegni inondati. Sarà la foto di apertura del loro album e del loro matrimonio da favola in laguna.